La siccità di questi giorni si fa sentire anche in casa. Infatti è finita l'acqua da bere e non c'è posto migliore dove andarla a prendere che direttamente dalla fonte. Ma da dove viene quest'acqua? Viene da questo corso d'acqua qui, il fiume Almone. Oddio, fiume è un parolone, è un corso d'acqua non montano che nelle campagne romane prende il nome di Marrana, che poi in romanesco diventa Amarana. C'è un punto dove scorre questo corso d'acqua, dove intorno c'è uno spaccato bellissimo di come poteva essere l'intero territorio della città di Roma se non fosse stato abitato da scimmie coatte che lasciano l'auto parcheggiata in doppia fila per giorni. Questo posto è il Parco della Caffarella. Qui l'Almone disegna una valle molto ampia, scavata tra i depositi vulcanici dei Colli Albani, e questo lo fa per tutti i 20 km del suo percorso. Solo che qui è veramente ben visibile, e con l'università siamo venuti a studiare i processi geologici che hanno portato alla formazione di questo territorio. Sopra una piattaforma di tipo marino, formato di argille marnose, e sopra una piattaforma marina di acque basse e di transizione fatta di argille e sabbia, e uno strato di sedimentazione di tipo fluviale e palustre fatto di ghiaie fini, sabbia e limo, interviene lui, il vulcano dei Colli Albani, che nella sua prima fase di vita, da 600.000 a 350.000 anni fa, denominata Tuscolo Artemisia, dove si formò e poi si distrusse il primo edificio vulcanico, ha proiettato in sequenza dalle più antiche unità del Palatino, con il tufo pisolitico, che in alcuni punti si interseca con altri prodotti del vulcano Sabatino, poi sono arrivate le pozzolane rosse, le pozzolane nere, ed infine la sequenza di Villa Senni, con in basso l'emissione di tufo lionato e poi le più giovani pozzolanelle. Questi depositi sono arrivati a più di 20 km di distanza dal centro eruttivo, ogni volta sotto forma di una violenta nube ardente e velocissima che ha polverizzato all'istante ogni forma di vita, spazzato via ogni pianta e colmato ogni avvallamento. Un muro densissimo a circa 800 gradi di temperatura, contenente cenere vulcanica, pezzi di montagna, pomici e minerali che una volta depositati si sono cementati e sono diventati blocchi massicci. In geologia questo tipo di piroclastite di flusso viene chiamato ignimbrite, ma qui nel Lazio, a differenza delle ignimbrite campane per esempio, che hanno una coerenza maggiore, vengono chiamati tufi, anche se il tufo è una piroclastite di ricaduta molto meno violenta ma altrettanto distruttiva. All'interno di queste rocce abbiamo detto che ci sono anche minerali come per esempio la leucite, il pirosseno e la biotite e anche frammenti sedimentari calcarei del substrato antecedente al vulcano. Questo è importante perché il chimismo dei vulcani laziali è indicato come basico, ricco in minerali di ferro e magnesio e povero in silice, che in parole povere determina un'attività vulcanica con magmi fluidi e poca pressione, indice di attività prettamente effusiva. Ma finora abbiamo parlato di violentissime esplosioni e questo è dovuto proprio al tipo di substrato ricco di acqua che ha reagito con il magma ed evaporando all'istante ha generato una pressione tale da far esplodere un'intera montagna e ricoprire un territorio vastissimo di questi spessori di roccia, alti decine di metri ognuno. Queste eruzioni combinate con quelle altrettanto potenti dei Monti Sabatini a nord di Roma hanno convogliato e instradato il corso attuale del fiume Tevere. Ora, a partire dalla cima del vulcano dei Colli Albani, nel corso dei millenni, si sono diramati a raggiera tantissimi corsi d'acqua, compreso l'Almone, che ha inciso le rocce vulcaniche. Circa 100.000 anni fa è iniziato un periodo di glaciazione denominato glaciazione del Wurm. Quando si ha una glaciazione con formazione massiccia di ghiaccio subaereo, si ha un abbassamento del livello del mare e l'energia potenziale dei fiumi che devono scaricare l'acqua verso il mare aumenta, e quindi i fiumi incidono l'alveo molto più profondo, molto simile a un canyon, con velocità e portata maggiore. Sciolti poi i ghiacci, il livello del mare si è rialzato e si è ristabilito il livello del fiume che risalì di circa 120 metri. Diminuì la velocità e la portata d'acqua e il canyon scavato in precedenza si è colmato di sedimenti fluviali e questa zona prende il nome di terrazza alluvionale, che ora costituisce i lati di questa valle, in cui il fiume scava ormai un piccolissimo alveo rispetto a 10.000 anni fa, età in cui finì l'ultima glaciazione.
L'acqua imbottigliata e venduta non viene prelevata dalla marana, ma viene presa da una sorgente che alimenta il corso d'acqua dopo essere stata ovviamente filtrata e depurata chimicamente. Queste sorgenti naturali si vengono a creare perché le rocce vulcaniche fanno passare le acque meteoriche, le filtrano, le depurano e le arricchiscono di sali minerali che abbiamo visto in precedenza. Quando poi le acque incontrano il substrato di deposito fluviale, quindi ricchi in fango e argilla, materiale famoso per essere impermeabile, l'acqua viene espulsa e ai lati del fiume si vengono a creare questi piccoli flussi che alimentano il corso d'acqua. Come nel caso del Ninfeo di Egeria, dove gli antichi romani hanno costruito un monumento a questa antica sorgente. Proseguiamo il nostro giro verso il Bosco Sacro, un'altura formata dal più giovane flusso piroclastico della prima fase del vulcano laziale, la sequenza di Villa Segni, che si dividono nella sequenza delle Pozzolanelle, del tufo ad occhio di pesce e del tufo lionato più in basso. Una mega eruzione ultrapliniana che disseminò 50 km cubi di materiale. Queste eruzioni, durate migliaia di anni, contribuirono allo svuotamento della camera magmatica, facendo collassare il vulcano e abbassandolo di quasi 700 metri. Al di sotto, tutte le rocce viste finora sono della sequenza precedente denominata delle Pozzolane Rosse. All'epoca vennero proiettati quasi 35 km cubi di questo materiale. E alcuni spessori raggiungono gli 80 metri. Più giovane della sequenza di Villa Segni, c'è solo un altro strato vulcanico, quello della colata di Capo di Bove, che finisce proprio all'altezza di quella torre lì, che è il mausoleo di Cecilia Metella. Questa è una vera e propria colata lavica in stile effusivo, come farebbe l'Etna per capirci, risalente alla seconda fase del vulcano laziale denominata delle Faete, quando lo stile eruttivo cambiò e si formò all'interno della precedente caldera un nuovo cono vulcanico, dove all'interno oggi vi è Rocca di Papa. Qui la colata è poco visibile, sono stato a visitarla all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, dove c'è una cava. Questa colata, risalente a circa 275.000 anni fa, è lunga 15 km e raggiunge spessori di anche 30 metri. Al di sopra, con il suo stesso materiale, è stata costruita la Via Appia Antica. Un altro materiale importantissimo per la costruzione all'epoca romana sono le pozzolane rosse, che qui affiorano in abbondanza,
visto che sono state portate alla luce dall'erosione del fiume. Tutta la valle è disseminata di attività di cava, sia sotterranea che in superficie. Salgo su questo punto panoramico per vedere se si trova qualcosa a riguardo. Per quanto concerne le cave sotterranee, l'accesso è consentito solo a gruppi speleologici organizzati. Quelle gallerie sono state scavate dai romani dal 60 d.C. in poi e spesso usate poi come luoghi di culto o di sepoltura, come le catacombe di San Callisto o tutte le altre che ci sono qua vicino. E infine sono state utilizzate anche come fungaie. Spesso avvenivano dei crolli in galleria e le voragini che si creano in superficie sono qui ben evidenti. Ogni zona dove sono presenti quegli alberelli ce n'è una. Solo su questa collinetta ne sono state segnalate 35 sulla carta geologica. Per quanto è folta la vegetazione, alcune sono invalicabili. Alcune più recenti sono più evidenti e quindi qualche genio ha pensato di ficcarci dentro delle automobili. Da qui in alto si vede anche dove l'Almone sfociava nel Tevere, altezza Ostiense, ma poi venne sbarrato per entrare nel depuratore di Roma Sud. Nel 2002 sette nuove voragini si sono create a causa di una pioggia durata per settimane e vista l'assenza di troppa vegetazione intorno a questa, penso che sia una di quelle. Si riscende per tornare alla macchina e sulla strada di casa si incontra quest'altro montarozzo fatto sempre di pozzolana rossa. Dove si può notare la poca coerenza e la presenza di tantissimi frammenti di minerali, di altre rocce e di pomici. Ma questo posto è famoso più che altro per la presenza numerosissima di conigli, carinissime bestiole sicuramente domestiche, liberate, abituate al contatto con noi, infatti si avvicinavano con estrema tranquillità. Ormai lo fanno anche i cinghiali, non vedo perché non dovrebbero farlo dei simpaticissimi conigli. Meno simpatici sono gli organismi presenti nell'acqua dello stagno che ho raccolto. Ora che la rivedo nel barattolo, non è che fa così schifo. Ho visto colleghi barman fare mojito più brutti. Però al microscopio, in un solo campione di poche gocce, ho trovato questo. Non so bene di cosa si tratti, ma questo potrebbe essere un acaro chiamato proprio acaro dello stagno. Questo sembra un embrione di un tardigrado o un rotifero mutilato, non riesco a riconoscerli ancora troppo bene.
e questo coso con la bocca idrovora è abbastanza inquietante. Mentre nel campione raccolto nel tratto dove il fiume scorre non ho trovato niente di rilevante. Il video finisce qui, spero di portare presto altri contenuti e se questo vi è piaciuto mettete un like, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e ciao! We'll be right back.